Benvenuti sul mio canale, oggi sono venuto a pescare qui al laghetto, come vi avevo promesso. Il laghetto si chiama Felice Fortunato, qui a Corezzola. Adesso mi preparo un po' l'attrezzatura da pesca e poi metterò giù le canne, vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. E cercherò di prendere il pesce gatto americano, e mi sembra abbastanza un bel posto questo. Adesso vediamo insomma se c'è qualcosa. Così magari vi salta fuori un bel video, speriamo di prendere qualche pesce, magari se si attaccherà qualche carpa, perché no, ci facciamo qualche foto. Adesso metto giù le canne e poi vi faccio vedere. Ecco fatto, ho messo giù le canne da pesca. Sto pescando a galleggio, quindi ho messo uno anche qui. Sto pescando a galleggio però con l'esca vicino al fondo, andiamo a toccare quasi il fondo, che il pesce gatto diciamo che va in cerca di mangiare vicino al fondo. Intanto questo è il laghetto. Come esca che utilizzo oggi, visto che il proprietario qui me l'ha consigliato, sto pescando con il bigatino. Come esca metto il bigatino. E come pastura invece butto dei chicchi di mais. Quindi ho sia la pastura e anche il bigatino come esca, perché il proprietario qui mi ha consigliato di fare così e diceva che domenica hanno fatto una gara di pesca, quindi il pesce c'è perché ne prendevano abbastanza, insomma. E quindi dovremmo prendere qualcosa. Adesso ho appena buttato giù le canne, non ho visto neanche una mangiata, però ho pasturato tutto quanto. Adesso vediamo se mangerà qualcosa, poi vi so dire. Intanto ne approfitto per farvi vedere anche l'innesco del bigatino, perché magari non tutti lo sanno. Andiamo a prendere il bigatino, lo infiliamo dalla parte più grossa, cioè la testa, in questa maniera qui. Facciamo scorrere lungo l'amo, ne mettiamo un altro, dobbiamo avere un amo con la punta parecchio affilata, perché sennò andremo a scoppiare il bigatino. Poi dalla parte più larga facciamo questa operazione qui, praticamente il bigatino fa questo movimento e ne metteremo due o tre, insomma, a seconda di che amo stiamo utilizzando, per andare a coprire l'amo, la punta del ramo. Adesso in questo caso ne metto anche quattro, visto che ci stanno, e questo è l'innesco che noi andiamo a creare. Poi aggiustiamo un po', vedete. Questo è l'innesco che noi andiamo a creare per pescare il nostro pesce gatto americano. Così vi ho fatto vedere anche questo, ed è anche giusto. Adesso ho dovuto cambiare posto di pesca perché di là non mangiava niente. Adesso mi sono messo qui, vediamo se qui mangerà qualcosa. Ho voluto provare a cambiare, visto che qui ci sono vari punti dove si può pescare, diciamo ci sono vari laghetti, questo è uno di quelli piccoli, e il titolare mi aveva consigliato di mettermi lì, però sinceramente non ho visto neanche una mangiata, allora mi ha mandato di qua, ha detto vai a provare di là, vediamo se di là c'è qualcosa, perché probabilmente, visto che domenica c'era la gara di pesca, e magari anche per quello che il pesce è un po' spaventato, e non mangiano per quello, non lo so. Comunque adesso mi sono messo qua, di là avevo pescato un'ora e mezza ma non ho preso niente, non ho visto neanche una mangiata, e quindi proviamo un po' qua e poi magari se vedo qualche mangiata vi faccio sapere e magari speriamo di prendere qualcosa, anche perché sono venuto per questo, per farvi vedere anche a voi il pesce gatto americano.
posto di pesca nuovo, quindi ho piacere se prendo qualcosa. Tanto ogni tanto vedo qualche pesce saltare. Lì è appena saltato un pesce. Niente, io sto pescando, però non vedo niente neanche qui. Eppure ho buttato sia il mais, ho provato a pasturare anche un po' con l'impiegatino, però sembrerebbe proprio che non c'è niente. Eppure ogni tanto vedo qualcosa che salta, non ho ancora capito bene che cosa sia. Adesso è saltato un pesce anche lì, però qui è tutto tranquillo. Di solito il pesce gatto, adesso sto vedendo una mangiata qui e anche una qui. Ecco, adesso ho preso qualcosa, adesso sono riuscito a prendere qualcosa, primo pesce della giornata, che oltretutto l'ho preso per la schiena, adesso è andato a finire sull'altra canna, è andato a finire sulla lenza. Primo pesce della giornata, ho preso una carpa per la schiena praticamente. Quindi probabilmente non era neanche lei che ha mangiato. Sono riuscito a prenderla per la schiena. Questa è la carpa. Primo pesce della giornata. Non so che cosa avevo mangiato prima, perché purtroppo l'ho presa sulla schiena, quindi non penso che era lei che ha mangiato. Comunque adesso la vado a rilasciare. Avevano mangiato anche sull'altra canna. Questa qui l'ho presa con la canna fissa, che oggi mi sono portato anche la canna fissa. Vabbè, dai, sono già contento perché almeno un pesce sono riuscito a prenderlo. Proprio una cattura in diretta, avevo appena attivato la videocamera per dirvi che insomma non vedevo niente, però è stata la videocamera probabilmente che ha portato fortuna, perché ho visto una mangiata su una canna e anche sull'altra, quindi magari mi ha portato un po' di fortuna, speriamo, dai. Vado a controllare anche questa canna qui, che l'ho tirata in sottoriva. Qui è ancora l'esca che è a posto. E provo a lanciare una qua, una in là, per vedere dove sono magari. Qui avevano mangiato, adesso cambierò i bigatini. Tanto bigatini ne ho parecchi, quindi una volta che li mangiano un po' li cambio.
così faccio anche un po' di pastura con quelli che magari sono morti. Da quello che mi ha detto il titolare qui, praticamente ci dovrebbero essere dei bei pescigati americani, una bella misura anche, però io non ho ancora visto uno, anche perché il pescigato quando mangia, diciamo che mangia in una maniera un po' particolare perché il galleggiante va sotto un po' alla volta. E magari tenta a portarlo a destra o a sinistra, quindi vediamo il galleggiante che affonda piano piano. Solitamente il pescegato mangia così, però non è detto, magari può mangiare anche diretto. Adesso attendiamo un po', vediamo se mangia qualcos'altro. Io ho voluto venire qui oggi perché, come vi avevo promesso che venivo, quindi ho voluto venire anche per passare una giornata diversa, provare una pesca nuova. Farvi vedere anche qualcosa di nuovo. Quindi ho voluto venire per questo. Poi a me piace molto andare a pescare, quindi per me non è un problema che se mi devo alzare al mattino presto lo faccio più che volentieri. Adesso avevo visto appena appena una toccatina qui sulla canna fissa. Vado a muovere un po' per invogliare un po' il pesce. Sto pescando quasi appoggiato a terra. Ho appena preso questo pescegato americano e così ne approfitto per farvelo vedere. È molto piccolo, adesso lo libero, però era giusto per farvi capire un po' come è fatto. Adesso andiamo a liberarlo, vediamo se ne prendiamo di più grossi, speriamo, anche perché sono buoni da mangiare e magari li porto a casa e faccio qualcosa. Adesso sono riuscito a prendere qualcosa di grosso, credo una bella carpa. Sono riuscito a farare in diretta perché ero distratto, però sembrerebbe una bella carpa. Eh sì, almeno vi porto qualcosa. Visto che l'americano non mangia, ho deciso di mettere una canna a fondo, una bella carpa. Vediamo se riesco a tirarla su.
Eccola qui, bellissima carpa. Almeno vi faccio vedere qualcosa. Eccola qui. Che bella carpa. Merita anche una foto. Adesso innesco di nuovo e poi, cioè prima la rilascio, innesco e poi rimetto giù la canna. Andiamo a rilasciare questa bellissima carpa. Vedete che carpa, molto bella, la vado a rilasciare, soltanto che mi tocca buttarla da qui perché non c'è la riva sufficientemente bassa. Bene, bene, sono contento, almeno vi ho portato qualcosa e non sono venuto qui proprio per niente, anche perché il pesce gatto qua è americano, sembrano mangiare, non so se ce ne sono pochi oppure perché non hanno idea di mangiare, insomma. Quindi sono già contento, almeno ho preso un bel pescione. Perfetto. Adesso innesco e lancio di nuovo. E niente, sono ritornato di nuovo sul laghetto dove ero questa mattina appena arrivato. Sono venuto a pescare dall'altra sponda, però prima ero dall'altra parte qui davanti. Adesso mi sono messo qua. Ho deciso di ritornare qua perché il proprietario mi aveva detto che qui c'erano gli americani, quelli più grossi. Invece nell'altro laghetto dove ero prima, quello piccolo, dove ho preso la carpa, e praticamente si diceva che c'erano gli americani, però non erano tanto grossi, però sinceramente a parte quello piccolino così non ne ho visti altri, non mangiavano neanche più, quindi ho deciso di ritornare qui, resterò qui ancora un paio d'ore penso, e con la speranza di vedere qualche pesce qui. Ho messo giù la canna a fondo anche qui per pescare le carpe, vediamo se mangia qualcosa. Comunque sono molto contento della carpa che ho preso prima, non mi aspettavo un pesce così grosso, praticamente non sono riuscito a filmarla prima perché stavo guardando le canne a galleggio e quindi. E poi ho visto che si muoveva la canna a fondo, sono andato a ferrare, però non avevo la videocamera pronta e ho fatto partire la registrazione un po' dopo, intanto avevo recuperato un po'. E l'innesco che ho utilizzato prima per prendere la carpa, praticamente ho messo 2 kg di mais e poi sulla punta del ramo ho messo 2 bigatini, ho fatto un innesco misto, visto che mi aveva detto che c'erano sia le carpe e anche gli americani, quindi l'americano mangia il bigatino, la carpa mangia sia il bigatino e anche il mais. Non avevo il dubbio su cosa innescare, nel dubbio ho detto innesco tutti e due, faccio un innesco doppio e ha funzionato, sono riuscito a prendere quella bella carpa. Poi però non ho più visto niente. Quindi
ho deciso di spostarmi di nuovo. Speriamo che mangi qualcosa. Per adesso è tutto fermo, non ho visto niente. Magari ditemelo anche voi nei commenti se venite a pescare qui su questo laghetto, se lo conoscete. E ditemi anche voi che tipo di esca che utilizzate. Consigliatemi un po', perché io non sono pratico di laghetti. Sono venuto questa volta così, giusto per farvi vedere una pesca nuova, con la speranza di prendere questi americani che purtroppo non li ho neanche visti, a parte quello piccolo. Sì, magari ritornerò. Oggi sono venuto da solo. Magari ritornerò anche con mio amico, anche perché avevamo detto di venire assieme. Lui è impegnato, quindi ho detto, ma sì, vado io, vado a fare una prova io. Però ritorneremo. Ritorneremo sicuramente. Magari proveremo a pescare anche le carpe. Adesso ho visto una toccata qui, su quel galleggio, però si è fermato. Proviamo magari a muovere un po', vediamo se muovendo un po' cambia qualcosa. Io volevo pescare anche con il verme di terra, però me l'ha sconsigliato perché dice che ormai non c'è più nessuno che pesca con i vermi di terra, quindi me l'ha sconsigliato, ha detto che l'unica esca che funziona al laghetto qui è il bigatino, oppure il mais per le carpe, e poi va bene il pellet e quelle cose lì. Però io pellet non ne ho da provare, quindi intanto andiamo un po'. Alla fine sono già 4 ore che pesco e in 4 ore alla fine ho preso solo quell'americano lì e una carpa, e poi vabbè avevo preso l'altra, ma quella lì è stata un colpo di fortuna, diciamo, perché l'ho presa per la schiena, quindi sicuramente non aveva mangiato neanche lei. Sembra di aver preso molto poco. Per essere al laghetto, il pesce c'è. Adesso non so se gli americani ci sono, quanti ce ne sono, perché non mangiano, però ogni tanto si vede qualcosa che salta, cioè il pesce c'è qui al laghetto, non è che manca. Magari sarà la giornata che non hanno voglia di mangiare, non lo so. Io sono già venuto qualche anno fa qui, saranno passati boh, 4-5 anni, e mi ricordo che sono andato a pescare sul laghetto qui dietro. Non questo, praticamente questo qui dietro di me, quello che vi faccio vedere adesso, e lì si prendevano gli americani, ne avevo presi anche un bel po'. Mi sembra forse 20-25 ne avevo presi, ma tutti quanti belli erano sui 6-7 etti, adesso mangiano su questa. Erano tutti quanti americani belli, adesso stanno mangiando a fondo. Ha dato una bella toccata a fondo, però si è fermato. Adesso controllerò l'esca magari. Vi stavo dicendo che praticamente sul laghetto qui dietro di me, c'erano questi americani, sto
Poi vabbè, c'erano sempre le carpe, però ho fatto una bella pescata quella volta. Dopo non sono più venuto perché la mia pesca, diciamo, è lì a Chioggia, tra il mare e la laguna. Quest'anno andiamo lì a Porto Levante. Siamo andati sul Po. Abbiamo fatto parecchie pesche quest'anno. E niente, anche oggi è andata così. Purtroppo il pesce mancava, non volevano mangiare, non lo so. Comunque io ho fatto tutto quanto giusto, le montature erano giuste, la profondità era giusta e le esche anche. Ho fatto anche la pasturazione, tutto quanto, però no, il pesce purtroppo ha rifiutato le mie esche, quindi è andata così. Sono riuscito a prendere un pesce gatto americano, dopo magari vi metto la foto, però quello non l'ho ripreso perché intanto era anche piccolo, ho dovuto rilasciare, e intanto poi era uno, quindi non. Ma poi era piccolo, non l'avrei tenuto comunque. E niente, adesso vediamo se magari un'altra volta vengo assieme a mio amico, sperando che la giornata sia migliore di oggi, perché oggi proprio era meglio forse se neanche non venivo, perché sono rimasto qui 6 ore, però non ho preso niente alla fine, quindi. Va bene, dai, almeno mi sono divertito un po', ho passato un po' il tempo, vi porto un video nuovo a voi, così vedete un posto nuovo, una nuova pesca, diciamo. Sicuramente a me aveva fatto piacere se prendevo qualcosa, perché almeno veniva un video più bello e vi mettevo parecchie immagini, insomma. Però speriamo bene per la prossima volta, magari la prossima volta faremo un video molto più bello. Sperando che ci siano parecchie catture, perché quelle, se mancano quelle, sì, ok, noi veniamo a pescare, però mi rendo conto anch'io che anche voi volete vedere del pesce ed è anche giusto. Per adesso è tutto, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, commentate, mettete like, ci vediamo presto in un nuovo video.